Pare patta il buon aiuto somme in un match sentito e vincente che ha visto in campo gli 11 della SD Team Sport Millennium e gli 11 della Ragazzini Red. 2-2 il finale da Masca Lucia per una partita piena di emozioni che hanno infuocato il pubblico presente. Ecco le formazioni scese in campo per il Team Sport Millennium guidato da Mister Taormina, Scandurra, fra i pali Padovani, Toro, Galluzzo, Pappalardo, Guzzardi, Scuderi, Musumeci, Vitali, Scardacci, Zuccaro. A disposizione Copia, Fazio, Privitera, Bruno, Toro, Saule, Di Mauro, Coco e Mannino per la Ragazzini Red di Mister Sciuto, la Torre a difesa dei pali, Guarnaccia, Alessio, Guerriera, Balsamo, poi Massarelli, Giovanni Occhione, Salvo Occhione, Guglielmino, Licciardello in avanti, Randis. A disposizione Garraffo, Dere Camilot, Sciuto, La Porta, Cristina, Vicino e Antolino. Non come le fanno, le fanno, molto Al via il cronometro, dopo 5 giri di lancette, sono i Red a scaldare i motori. Tiro filtrante di Alessio che sulla fascia sinistra trova Salvo Occhione che tenta il cross al centro, bloccato dalla difesa bianco-blu. Sfera recuperata dallo stesso Occhione che tenta la conclusione. Al minuto 8 rimessa laterale, palla che finisce a Guglielmino, il quale trova un varco per Massarelli. Infine Giovanni Occhione, bel tentativo dalla distanza che si spegne fuori alla destra di Scandura. All'undicesimo minuto abile cross di Federico Guglielmino all'indirizzo del portiere che riesce a sventare il pericolo, ma la palla resta lì. Ci arriva Salvocchione che recupera con agilità la sfera, si divincola fra gli avversari. Serve Massarelli che non c'entra però l'obiettivo. Al minuto 12 il direttore di gara assegna un penalty al Team Sport Millennium per un fallo compiuto da Balsamo ai danni di Scardacci. Per lui, per Balsamo, l'arbitro estrae il cartellino giallo. Da dischetto si presenta Scardacci, il tiro viene intercettato da Andrea Latorre, bravissimo, che blocca la sfera, ma l'arbitro meticolosamente dà indicazione di ripetere il calcio di rigore per ingresso in area di un difensore della Red. Ancora Scardacci dagli 11 metri che stavolta centra la rete per il gol del vantaggio. Trascorso il quarto d'ora dalla bandierina Galluzzo per la Team Sport Millennium, pesca al centro Guzzardi che al volo riesce a disinnescare la difesa mettendo a segno il gol del 2-0. Reagiscono subito i ragazzini della Red al 17esimo con una ghiottissima palla recuperata da Randis che ci prova mettendo in difficoltà Scandura che para in due tempi. Al 21esimo, su calcio di punizione assegnato alla Team Sport Millennium, ci prova Scardacci, ma la Torre abilmente intuisce e respinge il pericolo mandando in corner. Al minuto 38, ancora Randis che supera gli avversari, si invola in area, tenta, ma la sfera viene respinta dal portiere, spedita ancora in angolo da Toro. Al 41esimo, punizione affidata a Capitan Massarelli. Il portiere spizza, recupera Salvocchione, ribadisce e mette in rete con il numero 9, Umberto Randis, che così accorcia le distanze. Al 43esimo, ben oltre i tempi canonici previsti dal regolamento, bel tiro su calcio di punizione battuto da Massarelli. Il capitano va vicino, ma la sfera si spegne sopra la traversa. Prima frazione di gioco che tra polemiche e critiche nei confronti del direttore di gara per aver prolungato oltretempo i tempi di gioco si chiude con il parziale di 2-1 in favore della Team Sport Millennium. Seconda frazione di gioco al via con un cambio, esce Ricciardello per Matteo Sciuto. Al 37esimo, con un tentativo di Guglielmino preciso ma debole, il portiere riesce a bloccare. Al minuto 39 ancora Scardacci a rendersi pericoloso con un tiro, sul quale però la Torre non si lascia cogliere impreparato e con agilità devia la palla in angolo. Ancora pericolosa la team, Di Mauro serve Scardacci ma ancora un magistrale, la Torre risponde a tono sventando il pericolo. Qualche minuto dopo avanzata rapida di Coco in avanti per la team che chiude con un tiro che Andrea Latorre blocca e para in due tempi. Al minuto 48 passaggio filtrante di Sciuto per Salvocchione che entra in area, ma su di lui l'intervento falloso di Padovani gli permette di conquistare un penalty. Da dischetto Marco Massarelli, il gol del capitano vale 2-2. Al 51esimo l'intervento irregolare di Alessio su Scardacci porta il direttore di gara a fischiare un calcio di rigore. Da dischetto Coco che non inquadra la porta e spedisce fuori. Al 58esimo minuto di gioco ecco ancora un cambio per i Red, esce con il numero 3 Guarnaccia ed entra e fa il suo ingresso in campo Dere Camilot.
Al 63esimo si segnala un tentativo di Giovanni Occhione che però si spegne troppo alto sulla traversa avversaria. Finale al Cardiopalma che si spegne con un tentativo brillante di Privitera che termina di poco al lato fuori. Un minuto dopo, tra applausi e grande entusiasmo da parte del pubblico, arriva il triplice fischio che mette il sigillo sul 2-2 per i Red. Le reti sono di Randis e Masserelli che hanno appunto rimesso la partita sui giusti binari. Prossimo appuntamento contro il Santa Sofia Calcio. Sì, decisamente, perché comunque il nostro portiere era riuscito a pararla, ma sfortunatamente l'arbitro si era accorto che un nostro compagno di squadra, non si sa chi però purtroppo, era entrato dentro l'area e quindi si è dovuto ripetere il rigore. Era capitato che il portiere era stato bravissimo, l'aveva parata, purtroppo sulla ripetizione è stato poi segnato il gol. Difficilmente anche in Serie A si vedono ripetere queste cose, anche Mourinho recentemente si è lamentato di questo, su alcuni rigori ripetuti, altri no, vero? Sì, infatti l'arbitro comunque è stato bravo ad accorgersene perché era impercettibile, però comunque il nostro portiere era stato molto bravo. Portiere comunque autore di un'ottima prestazione in tutto l'arco della gara. Sì, ha fatto due bellissime parate, se non di più, non mi ricordo l'esterno se non sbaglio. Sul numero 2, molto bravo, quattro parate se non sbaglio, molto bravo. Nel complesso la prestazione della tua squadra come l'hai vista? Abbiamo a personale opinione, abbiamo dominato noi su tutto e per tutto, abbiamo giocato palla a terra, siamo arrivati molte più volte in porta, però il risultato è stato un po' beffardo, cioè, appunto il rigore ripetuto più un errore della difesa ci è costato caro. Si poteva quindi fare di più, ma sicuramente col tempo si migliorerà. Sì, assolutamente. Ovviamente la prossima sarà mercoledì, quindi noi andremo là, in casa saremo a vincere. Perfetto, grazie, alla prossima. Arrivederci a tutti.